siete insieme, vi capita di parlare d'altro che di musica? Sempre, quando noi ci vediamo spesso a pranzo, a cena, con lui parliamo poi sempre, che è un tema che mi ha sempre affascinato, ma parliamo anche, non parliamo di noi ovviamente. Io magari tiro fuori un film suo degli anni 60 e gli dico, ma tu quel pezzo che avevi fatto in quel film l'avevi già sperimentato prima, lui si ricorda, e quindi dico, sì, mi piace molto, e anche a lui. Parliamo sempre di questo. O qualche volta di qualche film, di altri, musiche di altri. Non uscite dalla musica? No, no, difficilmente, no. Sempre, sempre musica. Tu che ne pensi di questo? Di parlare d'altro? Ti capita di parlare d'altro? Ti capita di parlare d'altro, cioè non di musica con Pepuccio? Io direi, io parlo con Pepuccio soprattutto di musica. Non mi trovo bene a parlare di altro. Gli altri non li ascolto. Poi vado tanto ad ascoltare bene quello che gli altri dicono. Perché si fa anche ascoltando, non soltanto a dire, a raccontare le cose. Noi di musica ne parliamo spessissimo, e non soltanto di musica, del film che lui mette in scena. Qualche volta si parla di altro, ma sopra è più raro. Io qualche volta mi do come colpevole per il fatto che non parliamo troppo con Pepuccio, parliamo proprio delle cose professionali, e quello è un po' un difetto mio soprattutto. Lui ci sta al globo, va benissimo, lui è contento così, ma io sono un po' timido a cambiare discorso, a fare discorsi diversi, quindi mi trovo un po' spiazzato di fronte a certe necessità, qualche volta sono diventano esigenti anche di fronte agli altri parenti che ascoltano quando andava a pranzo sera, insomma. Cioè, io mi trovo sempre di fronte a Pepuccio, alla sua autorità, che è deciso sempre il padrone artistico creativo del film, questo è stato ricordato, il compositore può dare la sua prova, la sua interpretazione del film, ma il regista deve sapere il personaggio più importante, che il compositore può essere molto creativo e molto importante, ma il regista rimane sempre il numero uno, e il Pepuccio riesce a essere il numero uno veramente tra i nuovi.